territorio toscano, in provincia di Lucca, nel bel mezzo della media valle del Serchio, sorge Coreglia al Telminelli, un comune che vanta più di 5.200 abitanti ed è gemellato dal 2005 con un altro che, curiosamente, porta il suo stesso nome ma si trova in Liguria, Coreglia Ligure. Tanto è vero che, nei mesi estivi, ovvero tra luglio e agosto, viene puntualmente organizzato un incontro tra queste due comunità. Siamo nella media valle del Serchio, in una terra che vanta una miriade di comuni limitrofi, come quello di Barga, che diede i natali al poeta Giovanni Pascoli. Chi ama la natura non potrà perdersi i panorami godibili nelle vicinanze, tra vigneti rigogliosi e campi coltivati, e posti incantevoli come il Monte Gragno, ad esempio, dove tuttora sorgono i resti di un castello. Si narra che il suo proprietario, tale Bomba, dopo una serie di apparizioni e indicazioni tutt'altro che casuali, trovò il leggendario tesoro del Monte Gragno, che però, a causa del suo scetticismo, era stato immediatamente trasformato in un mucchio di carbone. Mettendo però da parte leggende e suggestioni, iniziamo ora la nostra vera visita a Coreglia, un borgo adagiato su uno sperone di roccia, lungo le pendici del Monte Rondinaio. Vi consigliamo di visitare le due chiese che la impreziosiscono maggiormente, la chiesa di San Michele e la chiesa di San Martino. Se quest'ultima è di origine preromanica, è tuttavia la prima, a dire la verità, la chiesa di San Michele con il suo imponente campanile, quella da cui resterete più estasiati, anche perché è decisamente più ricca di opere d'arte, come statue marmoree raffiguranti San Michele stesso, ma anche Maria e l'angelo annunciatore. Merita senza dubbio una visita anche il castello di Coreglia, che nel lato sud, detto anche castello di sotto, vanta la porta a piastri, con un affresco raffigurante la Madonna dei Miracoli, risalente al XVI secolo, e una colonna con due capitelli marmorei realizzati in epoche diverse. Ma oltre ad essere una terra d'arte, Coreglia è anche terra di memoria, dal forte senso storico. Lo dimostra l'attaccamento alla figura di Giuseppe Garibaldi, celebrato in più manifestazioni in tutta la Valle del Serchio, che a Coreglia trova, oltre al Caffè Garibaldi dei primi del Novecento, anche una targa in suo onore. E in occasione del 200° anniversario della nascita dell'eroe dei due mondi, Coreglia non poteva non realizzare una sontuosa cerimonia di commemorazione, come segno tangibile dell'importanza di coltivare la memoria storica. Luogo ricco di tradizioni, storia, natura e benessere, Comano Terme è un comune italiano di circa 3.000 abitanti. È accarezzato da un clima favorevole ed è circondato da incantevoli montagne e parchi naturali. Siamo nella provincia autonoma di Trento, in Trentino Alto Adige, a poca distanza dal lago di Garda e ai piedi delle splendide Dolomiti del Brenta. Comano Terme si trova all'interno del Parco dell'Adamello Brenta e il verde circonda i suoi edifici. L'aria è pulita, l'atmosfera rilassante, il paesaggio incantevole. La natura è a due passi, rigogliosa e pronta ad offrirsi nelle sue forme più alte. Il comune di Comano Terme è nato di recente, nel 2009, per mezzo di un referendum che ha unito i comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso. Al di là delle vicinissime bellezze naturali, tuttavia, le salutari terme rimangono la principale attrazione di questa località. Conosciute già in epoca romana, hanno una capacità straordinaria di trattare i problemi cutanei.
A Comano Terme si possono curare la psoriasi, la dermatite atopica, la dermatite seborroica e l'eczema. Le acque termali di questo luogo offrono numerosi benefici. Detergono la pelle con problemi di essudazione e croste, calmano il prurito, hanno un effetto antinfiammatorio, stimolano la rigenerazione e la cicatrizzazione della cornea, riparano le anomalie del tessuto cutaneo e donano freschezza e morbidezza ad ogni tipo di pelle. Le strutture termali di Comano, inoltre, si occupano di curare le allergie dei bambini e sono specializzate nella dermatologia estetica correttiva. Si possono risolvere, infine, grazie ad un preciso uso del laser, anche i problemi delle macchie della pelle. Il centro termale di Comano si trova in una moderna struttura architettonica, situata in riva al fiume Sarca. Al centro dello stabilimento sorge un vasto parco naturale con un grazioso laghetto. È un'oasi di silenzio che consente comode passeggiate tra gli abeti e non mancano aree attrezzate per i bambini e percorsi per il jogging. L'acqua termale sgorga a una temperatura costante di 27 gradi. È oligominerale, magnesiaca e a pH neutro. È ricca di bicarbonato, calcio e fluoro. La valle in cui è situato Comano Terme è un posto incantevole dove le famiglie possono trascorrere una piacevole e comoda vacanza. Molto ben organizzata è l'animazione per i bambini, che si possono divertire con gare sportive e giochi di gruppo, con caccia al tesoro e laboratori creativi, con gite in trenino e spettacoli serali. Vicino alle terme di Comano, poi, ci sono borghi incantevoli che meritano di essere visitati. Uno è quello di San Lorenzo in Banale, meta ideale per una passeggiata in montagna tra natura, sport e cultura. Grandi e piccini possono visitare Comano Terme in ogni periodo dell'anno e qui coccolarsi tra le sue bellezze naturali ricche di proprietà salutari. Abbracciata dalle acque del fiume Mincio, celebrata da poeti ed artisti, Mantova incanta con la sua grazia e signorile bellezza. Le sue leggendarie origini si legano alla figlia dell'indovino Tebano Tiresia, la profetessa Manto, che fuggita da Tebe per la morte del padre, si racconta sia approdata sul palustre territorio mantovano e abbia con le sue lacrime dato vita ad un lago. Avrebbe qui conosciuto e sposato la divinità fluviale e re dei Toscani, Tibris, e generato Ocne, fondatore del primo nucleo della città, chiamato proprio in onore della madre, Mantua. Gli stessi illustri poeti, Dante nella sua Divina Commedia, canto 20° dell'Inferno, e il latino Virgilio, a cui diede i natali, nella sua Eneide, riportano il mito della fondazione mantovana. Secondo altri, invece, il nome della città sarebbe da accostare al dio etrusco degli inferi, Mant, forse vero artefice della sua costruzione. Se poche sono le testimonianze preistoriche, ampiamente documentata è l'occupazione etrusca dell'area, nel VI secolo a.C., probabile massima espansione della civiltà in direzione nord-orientale, con attività artigianali e commerciali. Vittima 2 secoli più tardi del dominio dei Galli Cenomani, Mantova fu conquistata dai Romani alla fine del III secolo a.C. e ridotta a colonia dell'Urz per numerosi secoli. Crollato l'Impero Romano, fu nuovamente occupata da Goti, Bizantini, Longobardi e Franchi e conobbe nuova fortuna solo nel più tardo X secolo, quando divenne possedimento dei Canossiani e crebbe sotto i profili economico e politico. Tornata ad essere libero comune, la città fu a lungo contesa dalle più ricche famiglie, fino a divenire proprietà dei celebri Gonzaga, memorabili Isabella d'Este e il figlio Federico II. Che tra il XIV e il XV secolo le donarono splendore e la resero un incantevole gioiello rinascimentale. Tra i suoi simboli, l'elegante Duomo, il lussuoso e regale palazzo ducale, superbamente affrescato al suo interno, l'imponente castello di San Giorgio, la chiesa di Sant'Andrea e Palazzo Te, splendida villa reale.
Devastata nel 1630 da Lanzi Chinecchi, Mantova si avviò lentamente al declino, cadendo il secolo seguente in mani austriache e subendo con Napoleone una breve dominazione francese. Riconquistata presto dagli Asburgo, la città divenne una grande caserma per i soldati dell'impero. In prima linea, nelle lotte del Risorgimento italiano, Mantova combatté tenacemente per la sua indipendenza, diventando parte del Regno d'Italia nel 1866 e tornando al suo antico splendore. Thank you.